Nome, cognome, professione. Marco Jaitziner, giornalista della Svizzera Italiana. Valentina Giuliani, Deutschlehrerin. Perché avete scritto questo libro? L'abbiamo scritto per sfatare un sacco di luoghi comuni, soprattutto in questi periodi di chiusure, xenofobia e di tanti dissapori incomprensibili a volte. L'idea è stata mia perché volevo riportare la mia esperienza di italiana che va a lavorare in Svizzera tutti i giorni e quindi dar voce un po' ai frontalieri, che sono tanti italiani che appunto vanno oltre confine. Poi però ho detto, voglio anche sentire come gli svizzeri considerano gli italiani, quindi ho chiesto a Marco di scrivere sugli stessi temi da un'ottica diversa e a volte anche contrapposta alla mia, quindi un duetto, alla fine è venuto fuori un duetto a distanza. Perché bisogna leggerlo? Perché è un libro un po' fuori dal coro e aiuta a farsi un po' di cultura, a sfatare certe leggende e secondo me a farsi anche due risate, tutto questo per conoscerci meglio. Perché penso che in un momento di piccole, grandi migrazioni sia importante riflettere sulla propria identità, sul confine, sul viaggio. Che cosa volete dire ai lettori? Ai lettori vogliamo dire che in realtà siamo più simili di quanto siamo abituati a pensare, nonostante le differenze. Ci sono tantissime cose che ci legano. Vogliamo farli sorridere e vogliamo farli riflettere su due paesi che geograficamente sono molto vicini, ma per mentalità, usi, costumi e tradizioni sono anche molto diversi. Com'è stato lavorare con Valentina? È stato sorprendente all'inizio, a volte divertente. Emergevano proprio certe differenze culturali di pensare, di agire, di fare. Però alla fine ci siamo trovati e sono contento. Com'è stato lavorare con Marco? Un'esperienza bellissima. Marco, di qualcosa di italiano. Uè, bauscia. Valentina, di qualcosa di svizzero. Bon, allora, spengo il Natel, mi chino su questa domanda e se non ci sono perturbazioni vi rispondo. Che cosa unisce Italia e Ticino? L'Italia e il Canton Ticino sono uniti da tantissime cose storicamente, però io direi la prima cosa che viene a mente ovviamente è la lingua e poi gran parte della cultura, a cominciare dalla gastronomia, dalla letteratura, dalla musica, e direi anche un certo modo di fare politica, anche se da noi per fortuna non è come in Italia, e poi insomma tantissimi interessi economici sicuramente. Allora, adesso risponde l'insegnante. Io trovo che l'Italia e il Ticino siano accomunate purtroppo da un analfabetismo di ritorno, cioè una incapacità di queste nuove generazioni di esprimersi, di scrivere, di argomentare, e quindi purtroppo questo lo noto sia tra i miei studenti italiani che tra gli studenti svizzeri. Che cosa divide Italia e Ticino? Io direi che ci divide, oltre ovviamente al confine fisico che c'è, tanti pregiudizi, tante idee sbagliate, proprio perché non ci conosciamo, infine, alla fine non vogliamo nemmeno conoscerci a volte. Noi invece vogliamo portare la gente ad andare in Italia e viceversa in Ticino, e non solo per lavorare, non solo per andare in vacanza o al ristorante. Leggete il libro così poi ne parliamo. Tante cose nella quotidianità, nella mentalità, nel modo di affrontare piccole e grandi difficoltà quotidiane, secondo me. Marco, piatto italiano preferito? Sono tantissimi, la gastronomia italiana è incredibile, però al momento direi la pasta con le sarde. Valentina, piatto svizzero preferito? Senza dubbio rösti. Una frase per riassumere noi? Conosciamoci meglio per capirci meglio. Che domanda difficile. Io delego all'editore che ha scelto per noi nella quarta di copertina questa frase, che è tratta ovviamente da un capitolo del libro e che dice: e che dire dei dolci? Il cioccolato sta alla Svizzera come la pizza sta all'Italia. Marco, saluta Valentina in modo italiano. Ciao Valentì, au, se vedemo. Valentina, saluta Marco in modo svizzero. Non si può.